Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di ETV. Nonostante la domenica di sole o in generale di bel tempo un po' su tutto il territorio in Emilia-Romagna, l'allarme maltempo resta. La Protezione Civile infatti ha rinnovato l'allerta rossa anche per domani, lunedì, su tutte le aree interessate dall'alluvione dei giorni scorsi. Il codice rosso sul bolognese e sulla Romagna riguarda in particolare le gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul nostro territorio. Non si prevede incrementi pericolosi dei livelli dei fiumi, ma a preoccupare sono soprattutto le frane, in particolare in Appennino, dove anche oggi i sindaci del territorio hanno fatto sopralluoghi per andare a verificare personalmente la situazione. Il punto nel prossimo servizio. Questo è l'abitato di Fiumetto, come si può vedere anche qui macerie, residui, arredi rovinati. Le case sono piene di fango ancora, si sta lavorando per pulirle. In tutta la regione diminuiscono le persone evacuate, 10.000 in meno di ieri, ma sono più di 600 le strade ancora chiuse, di cui 236 solo nel bolognese, dove sono due i fronti più critici: la montagna, con i territori di Monterenzio, Vado e Monzuno particolarmente in difficoltà per i collegamenti interrotti, dall'altro lato la bassa, Medicina, Castelguelfo e tutte le campagne verso la Romagna. In Appennino la prima buona notizia è la riapertura da sabato pomeriggio della statale 64 Porrettana a Marzabotto, oltre all'ok arrivato dal Ministero alla richiesta della città metropolitana di riaprire un vecchio tratto dell'autostrada 1 in disuso per aggirare le frane. La situazione per fortuna sta migliorando, ieri abbiamo avuto davvero tantissimi volontari che ci hanno dato una mano a pulire giù a Botteghino e a Rastignano, quindi a rimuovere tutto quello che c'era nei garage e nelle cantine inondate e anche negli appartamenti purtroppo. Proprio senza casa al momento abbiamo quelli che abitavano nella casa della roccia, per fortuna non è successo nulla di grave, quello è stato proprio un miracolo, dobbiamo dire che è un miracolo. Come mostrano queste immagini di Vado, in molti paesi nella nostra montagna la situazione resta comunque difficile e molto lavoro viene svolto da volontari e pubbliche assistenze. È così anche a Monzuno e a Monterenzio, dove è il sindaco Ivan Mantovani a mostrarci come stanno le cose ad oggi. La situazione ad oggi è questa: la strada SP7 è ancora chiaramente interrotta e qua si può vedere una di queste case in cui è stata investita dall'acqua, da una frana che ha appunto sversato sulla casa liquame, che poi è stato per fortuna in questo caso spostata all'interno di questa area. Questa è la frazione di Fiumetto che è stata travolta qualche giorno fa da una fiumana. Questi sono i risultati di questo improvviso sversamento. Stiamo attraversando una delle zone appunto più colpite dalle frane, quella che è fra Fiumetto e Savazza. Come potete vedere, questa è la situazione: una serie infinita di smottamenti, rotture di reti parafrane. E questo è il territorio ormai che non sopporta più le piogge di tipo alluvionale. Questa è la situazione, questa è la provinciale. Speriamo di poter intervenire il prima possibile, perché la situazione di questo tipo è molto grave. Vedete, continui smottamenti. Questa è la situazione ad oggi. Nella bassa le cose non vanno molto meglio, non ci sono le frane ma c'è ancora tanta acqua in tutta la zona fra Budrio e Medicina. Questo è il punto fatto ieri sera dal sindaco di Medicina Montanari. Sul Sillaro, in via Dozza, via Merlo, abbiamo ancora alcune famiglie evacuate perché abbiamo un problema sull'argine del Sillaro lato Portonovo. Sono poche famiglie, tutto il resto della frazione di Portonovo è potuta rientrare già da alcuni giorni. In via Gaiana, a seguito delle ultime piogge, c'è stata una nuova rottura, la situazione è molto critica, tutte le famiglie per fortuna erano già evacuate. La Quaderna, nella zona dell'azienda Malvesta, non è ancora stata chiusa la rottura, purtroppo. Stanno lavorando le aziende incaricate dalla regione, speriamo davvero che quanto prima possano chiudere questa falla che sta mettendo in crisi anche Sant'Antonio, perché l'acqua sta man mano arrivando nella zona di via Fabbri e questo ci sta mettendo in difficoltà. Da lunedì riaprono le scuole,
ovunque, anche Sant'Antonio. Speriamo che sia un segno di un lento ritorno alla normalità. Premier Giorgia Meloni oggi, come noto, è rientrata in Italia in anticipo nel pomeriggio, accompagnata dal vice ministro alle infrastrutture Bignami, ha visitato la Romagna, la periferia di Forlì, Faenza, poi dintorni. Ciao ragazzi! Camicia verde, pantaloni blu e stivali di gomma. La presidente del Consiglio, in un video che stiamo vedendo e che circola sui social, è stata ripresa mentre in strada parla con alcuni cittadini delle aree alluvionate. Siete molto bravi, dice Giorgia Meloni ai volontari, rivolgendosi in particolare all'uomo che stiamo sentendo e che l'ha incontrata nel comune di Ghibullo, siamo in provincia di Ravenna, e nel video appunto viene raccontato e mostrato l'incontro di Giorgia Meloni, che si scatta anche alcune foto, come vediamo, con i cittadini in un territorio che a tutt'oggi, come vediamo da queste immagini, è completamente invaso dall'acqua. Obiettivo della visita, come ha annunciato la stessa Giorgia Meloni, è quello di rendersi conto di persona della situazione, lontano dai riflettori. Infatti gli unici video sono quelli postati dai cittadini. Poco dopo Giorgia Meloni è poi andata in prefettura a Ravenna, dove c'è stato un incontro più ufficiale. Il governo c'è, ha detto, è stata una tragedia, ma può essere un'occasione per rinascere più forti. Difficile fare stime sui danni, ma andranno mobilitate molte risorse. Il compito nostro, al netto del lavoro incredibile della Protezione Civile, è garantire risposte immediate. E in Romagna c'era anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, che ha incontrato la stessa premier Giorgia Meloni. C'è stato un faccia a faccia di un quarto d'ora, non in un luogo istituzionale, ma a bordo strada al casello di Forlì, dove i due si sono incontrati lontani dalle telecamere. Non ci sono infatti immagini di questo incontro privato, in qualche modo, fra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. C'è gente che ha perso tutto nella propria casa, nella propria impresa, ha detto Bonaccini, avevamo bisogno di rimborsi al 100%, come fu per il terremoto. Ieri pomeriggio Stefano Bonaccini, nel corso di un vertice che si è svolto invece a Bologna in prefettura con il ministro Salvini e il ministro Piantedosi, è stato tracciato un primo bilancio provvisorio dei danni per quanto riguarda proprio le infrastrutture, quindi le strade e le ferrovie. Sentiamo. Noi abbiamo un danno quantificato che è di oltre mezzo miliardo già adesso per le strade provinciali. C'è un altro oltre 100 milioni di euro che sono quelli, quindi oltre mezzo miliardo strade provinciali, oltre 100 milioni quantificato da ANAS per le strade statali, oltre 100 milioni di euro per quello quantificato da RFI, Ferrovie e anche da FER, la struttura regionale, per la parte ferroviaria. Manca tutta la stima delle strade comunali, tante sono devastate, disastrate o interrotte, e quindi credo si andrà ben oltre i 600 milioni di euro di danni stimati, crescerà tanto. Noi abbiamo il dovere di intervenire, ovviamente in sicurezza e rispettando il massimo di legalità, però chiediamo procedure semplificate, perché dobbiamo fare bene, ma dobbiamo fare anche in fretta, altrimenti abbiamo davvero intere zone, come chiedevate prima, che sono drammaticamente scollegate le une dalle altre. In pianura, quando l'acqua andrà via, e augurandoci che il governo, lo Stato, dia tutti i rimborsi al 100% per i danni pubblici e privati, ma si ripartirà come prima. In montagna e in collina noi abbiamo oltre 300 frane, strade che non ci sono più, e noi abbiamo il dovere di ricostruirle. Io ho molto apprezzato due cose. Il ministro Salvini si è detto d'accordo e pronto a lavorare per il massimo di semplificazione e procedure speditive possibili. L'altra è quella che ha detto che come MIT hanno già risorse a disposizione, e in particolare per le realtà più piccole, quelle più in difficoltà, in particolare in montagna o anche in pianura, insomma piccoli comuni che magari non hanno neanche la struttura operativa per farcela, mettere già a disposizione risorse, tra virgolette adottarli, proprio per dare una mano. Comunque guardate, io mi sento da questo punto di vista rassicurato, perché al Ministero, tra il Ministro Salvini e il Vice Ministro Bignami, noi abbiamo interlocuzioni quotidiane per cercare di fare il massimo alla tutela delle nostre popolazioni e dei nostri territori.
E oggi c'è stato appunto anche l'incontro fra Bonaccini e la Premier Giorgia Meloni. Dicevamo che la situazione più critica riguarda nel bolognese l'Appennino e la Bassa. In città le cose vanno un po' meglio, ma siamo comunque tornati in via Saffi, dove le cose stanno tornando alla normalità dopo i due pesanti allagamenti avvenuti nel giro di pochi giorni. Residenti e commercianti dunque respirano un po' in attesa dei lavori per il consolidamento del torrente Ravone, lavori anticipati a metà giugno e che comporteranno la chiusura di un tratto di via Saffi per tutta l'estate. La situazione in via Saffi è tornata quasi alla normalità, la strada è aperta, ma da giugno si torna a chiudere per i nuovi cantieri per il Ravone. Abbiamo fatto la prova generale di cosa vorrà dire avere la via chiusa e probabilmente non sentirai commercianti felici, allegri di questa situazione, con l'idea che l'alluvione è stata l'alluvione. Se tutto si mette a posto, si conta i danni e si riparte. Quello che sarà il cantiere del tram per noi è una grossa incognita, perché cosa diventerà via Saffi dopo non lo sappiamo. Quello che ci spaventa è quello che verrà anche nei mesi futuri. Speriamo che chi di dovere pensi a qualcosa eventualmente anche per noi, che siamo, oltre che alluvionati e tutto quanto, anche abbiamo dei problemi sul lavoro. I nostri lavori devono continuare, altrimenti cosa facciamo? Chiudiamo tutti? Spero di no. Da 20 o più di 20 giorni che non abbiamo lavorato niente, ok? Perché la strada era chiusa, non è arrivato nessun cliente, poi l'acqua è arrivata 5 volte che è legata al nostro negozio, 5 volte. Ancora non stanno arrivando le persone, perché ancora c'è tutto, sai, che fango, ancora paura di che venga l'acqua. Se si faranno i lavori aiuterà magari a evitare questo danno e questo grosso disagio, quindi se i lavori si devono fare... Non vi spaventa, ecco, questa nuova chiusura di via Saffi che ci sarà durante l'estate perché finalmente vengono fatti i lavori? Allora, la chiusura spaventa a noi commercianti perché vuol dire che ci saranno meno numeri di accessi al negozio, meno presenze. Io ho un'attività da 23 anni, ho clienti che mi raggiungono da fuori, chiaramente non verranno. Però qui siamo di fronte a un disastro che è avvenuto. Se non si fanno i lavori non possiamo, anche per la sicurezza di ognuno di noi, perché quello che ho visto mercoledì, in 23 anni non mi era mai capitato di vedere a Bologna. Ci spaventi in questo senso, però se sono fatte delle cose fatte bene, che appunto necessarie sicuramente, però poi ci danno la possibilità di non essere richiusi ulteriormente e vengono fatti subito i lavori per questo discorso della tramvia, l'importante è che non veniamo chiusi ora e poi ancora dopo e ancora dopo, vuol dire che noi, cioè, possiamo pensare di, come dire, di chiudere le nostre attività, perché quando qui il traffico è chiuso non passa gente, assolutamente, non viene nessuno. Io ho la quasi certezza che saranno mesi in cui non verrà nessuno in negozio, poi non è proprio che uno c'ha paura, non si busca, ho più paura dell'acqua, dell'onda di piena, ma ho paura di smettere abbastanza di lavorare, quello sì. E sempre a proposito di via Saffi, continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni da parte di cittadini e telespettatori sulla presenza nel canale Ravone di alcuni pali di sostegno che sembrano essere stati divelti dalla piena e dalla esondazione dei giorni scorsi. Le foto che stiamo vedendo sono state scattate questa mattina in via del Chiù, dove il canale è aperto e dunque visibile dalla strada. Altri pali, come quelli che stiamo vedendo, si erano staccati anche nei giorni scorsi, fra giovedì e venerdì, ed erano stati poi rimossi dai tecnici. Il comune ha rassicurato sulla tenuta appunto di quel tratto di via Saffi, ma come dicevamo diversi cittadini manifestano un po' di preoccupazione sulla tenuta appunto dell'asfalto in quel punto, dove, come abbiamo detto, i lavori di consolidamento cominceranno intorno alla metà di giugno. In questa settimana segnata decisamente dal maltempo, l'immagine della Madonna di San Luca era in città, lo è rimasta fino ad oggi. Nel pomeriggio poi c'è stata la risalita al santuario del Colle della Guardia. Alle 17 l'icona della Beata Vergine ha lasciato la Cattedrale di San Pietro per raggiungere con una processione di cui stiamo vedendo le immagini appunto riferite a poco fa, una processione guidata dall'Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Zuppi,
per raggiungere la Basilica di San Luca, sostando per la tradizionale benedizione in Piazza Malpighi, poi a Porta Saragozza e all'Arco del Meloncello, con una speciale intenzione di preghiera per le popolazioni colpite dall'alluvione. L'immagine, l'icona della Beata Vergine ha poi raggiunto il Colle della Guardia, la Basilica di San Luca. Naturalmente il Cardinale Zuppi si è fermato anche con i cronisti, ha parlato della tragedia dell'alluvione, ma ha parlato anche della guerra in Ucraina. Sentiamo. No, parliamo di quello di Lute 2, che richiede tanta fraternità, tanta solidarietà, come anche istintivamente di nuovo abbiamo visto in questi giorni veramente drammatici. Io proprio il rammarico spero di poter manifestare tanta vicinanza, perché è stata qualcosa, un terremoto prolungato, vedete, una forza che lascia sgomenti e che quindi richiede una forza di solidarietà contraria, e anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, credo, perché per riparare per esempio tante strade interrotte in montagna, credo che ci vorrà un grande sforzo, proprio come quello del terremoto. E poi speriamo che anche l'Ucraina trovi presto, diciamo, il sole della pace. Zuppi parlava anche della pace in Ucraina. Ebbene, sarà proprio l'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, Matteo Zuppi, a cercare di allentare le tensioni fra Russia e Ucraina su diretto mandato di Papa Francesco. Si svela così il giallo dell'annuncio di Bergoglio il 30 aprile scorso, di ritorno da Budapest, di una missione di pace del Vaticano per cercare di fermare l'invasione russa e ripristinare canali diplomatici fra le parti, iniziativa di cui in un primo momento nessuno sapeva niente. Papa Bergoglio e lo stesso Zuppi battono da diversi mesi il chiodo della necessità di una pace giusta, dunque di una soluzione diplomatica. Modalità e tempi di questa missione di Zuppi, da portare a termine con la Segreteria di Stato Vaticana, non sono ancora stati esattamente definiti. Ora cambiamo argomento, parliamo di rifiuti, perché a Bologna si discute da tempo la modifica del sistema di raccolta differenziata nel centro storico, non più il porta a porta che ha destato polemiche e proteste, ma il ritorno ai vecchi cassonetti. In proposito sentiamo il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli. Entro l'estate la raccolta differenziata in centro storico a Bologna potrebbe cambiare, con il sistema porta a porta accantonato a favore dei cassonetti. Lo aveva promesso in campagna elettorale il sindaco Matteo Lepore, e in questi mesi non mancano gli incontri per concludere l'operazione. Lo conferma anche il direttore generale di Confcommercio Ascom di Bologna, Giancarlo Tonelli, che promuove il nuovo sistema. L'attuale servizio è insufficiente e crea problemi, spiega Tonelli. Noi abbiamo avuto un incontro con i dirigenti di ERA già 2 mesi fa, proprio su questo tema, perché oggettivamente sia da parte dei nostri associati, sia da parte anche delle attività del settore del turismo, che hanno ricevuto a loro volta qualche lamentela da parte dei turisti presenti in città, la corta porta a porta, specialmente questi sacchi che di notte venivano lasciati lungo le strade, non a tutti era gradita e non a tutti piaceva. Noi quindi siamo favorevoli al ritorno anche dei cassonetti all'interno di un servizio che debba essere naturalmente ancora ragionato insieme, nel senso che bisognerà coniugare con attenzione quelle che sono le esigenze ovviamente dell'amministrazione comunale e di ERA, ma insieme a quelle anche dei residenti e delle attività del commercio. Però mi sembra che da questo punto di vista ci sia stata molta attenzione e ci sia la voglia di risolvere il problema, consapevoli che così come oggi è insufficiente e comunque crea problemi. Siamo allo sport, con il calcio, per parlare del Bologna che ieri ha letteralmente stravinto a Cremona per 5-1, i particolari nel servizio di Sabrina Orlandi.
tutto fin troppo facile a Cremona. 5 gol segnati con 5 giocatori diversi, 3 punti portati a casa e corsa all'ottavo posto ancora viva. Una partita perfetta, quella giocata dal Bologna, che ha avuto la gara in mano fin dall'inizio con possesso palle e belle manovre. La cremonese aveva una flebile speranza di lottare ancora per la salvezza ed invece il Bologna ha imposto la sua superiorità fin dalle prime battute. Non c'è stata gara, insomma, troppo divario tecnico e di mentalità. Il ritorno al gol di Arnautovic è stata la ciliegina sulla torta, è stato lui ad aprire le marcature e deviare in porta di testa un tiro di Barrow. È il nono sigillo in un campionato che lo ha visto più fuori per infortunio che in campo. Poi l'attaccante austriaco stremato è uscito con i crampi a 10 minuti dalla fine, ma ha dimostrato di aver già ritrovato una buona condizione fisica. Ci hanno pensato Ferguson con un tiro dalla distanza e Posch di testa a chiudere sul 3-0 un primo tempo perfetto. Nella ripresa c'è stata anche la possibilità di gol per Orsolini, solita croce delizia del Bologna. Prima segna una rete bellissima, poi mostra la maglietta in favore dell'Emilia Romagna, colpita a maltempo, ed infine si fa espellere per somma di cartellini. Salterà il Napoli. In chiusura di gara il gol di Sansone, un vero bomber con la cura Motta, e anche la rete della bandiera di Ciofani per una cremonese che ha salutato la Serie A mestamente dopo appena una stagione. Il Bologna non vinceva dallo scorso 8 aprile e un mese e mezzo dopo ritrova i 3 punti ancora lontano dal Dallara. Mancano 2 giornate alla fine del campionato e la squadra di Motta, che ha raggiunto i 50 punti, insegue quell'ottavo posto che potrebbe ancora spalancarle le porte dell'Europa. Bene, il calcio chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buona serata con i programmi di ETV. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.